GF 2018, Aida Nizzar delusa da Barbara D'Urso, parole pungenti. Arrivano le prime parole di Aida Nizzar dopo la diretta del 30 aprile, ecco cosa ha detto. Ieri è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello NIP, condotta dalla popolare cancelletto Barbara D'Urso. Si è trattato di una diretta tutt'altro che facile per i concorrenti e per la conduttrice stessa. In seguito al caso Tiramisù, che ha avuto come protagonisti indiscussi cancelletto Aida Nizzar e cancelletto Bahia Dame, la produzione ha preso i dovuti provvedimenti, il giovane di origini africane è stato squalificato, mentre la Nizzar e Favoloso sono stati mandati direttamente in nomination, come punizione per aver pronunciato alcune frasi assolutamente inaccettabili per un programma d'intrattenimento come il GF15. Aida Nizzar amareggiata per le parole di Barbara D'Urso, ecco cosa ha detto. Barbara D'Urso, amatissima conduttrice, non le ha mandate di certo a dire, e senza alcun tipo di problema, durante la diretta del Grande Fratello ha definito la Nizzar come una vera e propria provocatrice. A quanto pare, alla tenace spagnola non ha fatto piacere essere etichettata in questo modo, e nel post puntata ha dato libero sfogo alla sua delusione. Difatti, Aida pensava di essere stata definitiva lavoratrice dalla D'Urso, e non provocatrice. Insomma, la Nizzar ha punzecchiato anche la conduttrice partenopea, continuando ad esternare la sua delusione per quel sostantivo associato alla sua persona. Come reagirà la presentatrice? Aida ha manifestato anche una serie di dubbi e, durante una chiacchierata notturna in giardino con Alberto, ha rivelato anche le sue perplessità in merito ai provvedimenti presi dalla produzione del Grande Fratello. La Nizzar, infatti, si è chiesta perché Danilo e Filippo siano rimasti impuniti, entrambi, infatti, avrebbero apostrofato piuttosto duramente la concorrente spagnola, e durante l'attacco verbale di Bahia Dame avrebbero fomentato ulteriormente la situazione. Del resto, anche il pubblico si sta ponendo una serie di interrogativi dopo la puntata del 30 aprile, che probabilmente verranno chiariti durante gli appuntamenti quotidiani con Pomeriggio 5. Crollo emotivo per Aida Nizzar, ecco cos'è successo. Terminata la terza puntata del Grande Fratello, la Nizzar è uscita in giardino mentre gli altri coinquilini erano a cena. La donna, provata per quanto accaduto in diretta, è scoppiata a piangere per un motivo ben preciso, la concorrente iberica, infatti, ha rivelato di soffrire perché non riesce a comunicare e a far capire il proprio stile di vita, forse anche a causa della sua scarsa praticità con la lingua italiana. A quanto pare, avrebbe minacciato anche di abbandonare il programma, ritenendo inutile sprecare un'altra settimana all'interno della casa. Aida Nizzar lascerà veramente il reality show? Sarà tutto da vedere, intanto, in molti attendono con ansia un commento della D'Urso su quanto accaduto dopo la diretta.